Buongiorno, Orchidea di Bruzzano, Orchidea Medicina Penale, vi ricordo sempre i libri, Orchidea Storia e Personaggi, quarta edizione, Orchidea, una medicina per l'anima, questa qui è Orchidea Medicina per l'anima e solo ebook, e questo pensiero notturno in ordine sparso, questi due li trovate qui all'Orchideria, invece l'ebook sono su Amazon. Comprate, leggete, fate una buona recensione e iscrivetevi al canale Orchidea di Bruzzano. Oggi parleremo di una splendida orchidea che è l'Epidendrum. L'epicatea RN Marquez, nivio tra l'epidendrum e pseudoepidendrum, e la catea clesiana. Allora, questo, sto preparando le piante, adesso questo le sto preparando perché devo portare via in modo che questa settimana va a fare la mostra da Peraga a Mercenasco, il 19 e 20 di febbraio 2022. Ci sarà questa grande mostra al Garden Peraga di Mercenasco, che è un garden colossale, e saremo 5 espositori. Ci saremo noi, cioè noi, ma in mondo. Poi c'è Giulio Farinelli di Grosseto, poi c'è Massimo Morandin di Treviso, Luigi Callini del Lago Maggiore e Gioele Porrini di Varese. E è una mostra molto grande, sicuramente la più grande mostra di orchidee che si fa in Piemonte, ed è una mostra molto, cioè con tanta roba, tanti espositori e di conseguenza anche tante tante piante. Allora, l'epicatea RN Marquez è questa qui. È un ibrido tra l'epidendrum pseudoepidendrum, che viene più lungo di così, viene molto alto, con i fiori un po' più piccoli, e la catena clesiana. La catena clesiana è un ibrido vecchissimo, ma un ibrido molto molto vecchio, un ibrido tra due bifogliate più comuni, la catena intermedia e la catena lodigesi. E l'ibrido dei due ha dato origine a questi qui, che sono il fiore decisamente più grande di quello dell'epidendrum pseudoepidendrum, molto più ceroso, molto molto ceroso, e con questi fiori verdi, con la bella un po' arancione e con un po' di blu nella colonna, l'insieme di tutto è un melange di colori che è fantastico. Ecco, il fiore viene fuori così, viene fuori dritto, vediamo un po', viene fuori così, vedete? Poi man mano che fiorisce, col peso dei fiori, perché sono veramente pesanti i fiori, sono molto consistenti, tende a pendere giù, cioè man mano che fiorisce si abbassa, ha una buona durata di fiore ed è bellissimo anche perché nelle solite collezioni di orchidee le piante hanno tutti un portamento più o meno simile. Questa qui invece si differenzia un po' come portamento da tutte le altre. Adesso qui sono qui perché sto preparando le scatole che devo portare, perché venerdì è modo, dovrò andare lì dal Peraghero, sto preparando le piante per tirargli fuori. Mi è venuto in mente, oggi facciamo un video sull'epicatea RN Marquez Plantrower, che Plantrower mi hanno detto vuol dire lanciafiamme. È veramente una pianta notevole che consiglio a tutti, perché è una pianta facile da tenere, non vuole tantissima luce come le catree, decisamente meno, e come temperatura va bene, è abbastanza tollerante, va bene il temperato, va bene anche il caldo, va bene anche un po' meno di temperato. L'importante è bagnarla bene quando è asciutta, e lei tutti gli anni in inverno, fino all'inizio primavera, vi regalerà queste fioriture veramente insolite e bellissime. Io la trovo bellissima, dopo che sono di gusto, per me è bellissima. Ok, a domani.